Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui su Burgerman perché, come sapete, è uscito un nuovo aggiornamento. E questo aggiornamento consiste proprio in un rifugio di sopravvivenza. Voi lo chiamerete casa, però non sembra. Cioè, sembra, ma non lo è, sapete. Che era comunque, mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. E ora iniziamo. Andiamo subito a prendere il rifugio di sopravvivenza, che dobbiamo andare giù. È proprio questa con il bordo rosso, perché ragazzi c'è un segreto, e questo segreto poi vi faccio vedere quale sarà. Guardate ragazzi, questo è da dentro, non so perché non c'è proprio nemmeno un tetto, magari c'è questa casettina qui, però dai, è grande quasi come ogni casa, ma alcune sono proprio piccoline. Vabbè, da fuori sembra che è fatto di scatola prima di tutto. Secondo, abbiamo una casetta con un piccolo passaggio segreto che dopo vi farò vedere. Ma guardate qui il Demand Fire. Se volete usarlo, basta solo che comprate i pass che sono proprio qui, perché come sapete il mio primo video di Roblox è stato proprio in cui prendevo tutti i pass di Brookhaven. E poi abbiamo anche tutti i comandi della casa, che ce li abbiamo anche qui. Poi ragazzi, ci sono tre bottoni qua, e adesso metteremo notte, perché dovete vedere che spettacolo ci sarà. Quindi mettiamo notte, mettiamo 6 p.m. va bene così, sì, va bene, o 9 p.m. vabbè, e poi dobbiamo accendere questo, che è proprio per il lampione, cioè non è che si vede tantissimo, però si vede come si illumina o quando si spegne. Poi abbiamo anche questo bottone rosso che ci fa accendere il bel fuochino, guardate qui, poi c'è pure il fumo che va su per il cielo. E poi abbiamo questa qui bianca, vabbè, spegne le luci, ovviamente lo sapete già. E adesso ragazzi facciamo un po' di tour. Poi qui abbiamo dei lettini per dei feriti, questo sembra un po' il mio cugino. Vabbè, starà dormendo, lasciamolo stare. Poi dobbiamo andare però in questa scala su, che ci porta qui sopra al tetto. E se noi andiamo qui più avanti abbiamo anche questo terrazzino, diciamo, per farci guardare un po' fuori, vediamo chi arriva. Oh, c'è uno zombie, spariamo! È morto! Ho, ho, ho! Guardate qui, possiamo anche nasconderci tra i rami e gli alberi, o no? Ok, sono caduta. Ok, poi andiamo qui e si continua per tutto il giro, e di là c'è un altro ponticello. Poi qui ragazzi si possono anche aprire, come sapete, e poi qua abbiamo un garage. Però comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere qua sotto, che è la cosa più bella. Ma una delle cose più belle, perché poi c'è anche la cassaforte. Ah. Allora, qui abbiamo un mini ospedale, diciamo. Un mini ospedale. Poi abbiamo altre due opzioni qui, perché questo è il care facility, no? Poi abbiamo il laboratorio, che se noi entriamo viene fuori questo fumo, no? E qui c'è scritto decontamination. E voilà, sono uscita appena in tempo. Però poi qui abbiamo anche questo, diciamo, freezer. E qui abbiamo un po' di scheletro, un po' di pozioni delle piante e anche delle fiale luminose e delle scatoline, vabbè. Poi magari abbiamo qualche pulsante che ci aiuterà a fare degli esperimenti. Poi qua abbiamo anche il microscopio per vedere alcune cose nelle pozioni. Andiamo con l'ultima opzione, il bunker. Il bunker è questo, sembra più una zona per i bambini che possono dormire qui, che sono in orfanotrofio. Qui abbiamo anche un bel bagno. Andiamo qui, vedete che ci sono un sacco di cose, magari qui c'è anche un tavolo dove si può mangiare. E magari in queste scatole c'è pure il cibo, ma qua c'è solo un microonde e un lavandino, ok, dei lettini.
Però comunque adesso ragazzi vi faccio vedere una cosa molto molto bella, perché se noi andiamo qui, noi vediamo questo. Quindi ragazzi poi possiamo entrare qua dentro ed è un po' inquietante, non voglio nemmeno entrarci, però comunque questo ci aiuterà a trovare la nostra cassaforte. Quindi basta sederci, io che schifo, e poi dobbiamo andare qui e ci sarà un passaggio segreto. Aspettate che prendo una torcia. Ok. Qui abbiamo una bella torcia e di là ci dovrebbe essere un po' di erba, aspettate. Noi clicchiamo qui e si riapre, possiamo andare fuori. Però ragazzi vi consiglio di fare molto velocemente perché si chiude molto velocemente. Quindi ragazzi, se volete fare un tour, fatelo. Poi qui abbiamo la cassaforte. Guardate qui, abbiamo la nostra cassaforte con dentro i nostri bellissimi soldini e siamo ricchi, ragazzi, siamo ricchi e nessuno ce lo può impedire, perché ragazzi, questo è proprio un passaggio che nessuno avrebbe mai pensato che ci potrebbe essere la cassaforte. Quindi adesso usciamo perché anche la sottoterra era un po' inquietante. E all'inizio io pensavo che era tipo qua dietro. Quindi sono andata qui dietro pensando che in questo bidone c'era la cassaforte. No, ero stupida perché magari era un po' più nascosta. Oddio. Quindi ragazzi, spero che il tour vi sia piaciuto e ovviamente non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale. E noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura. Ciao! Mua!